rocciosa e aspra Itaca. Lì superbo si erge il Monte Nerito, dove il vento scuote le fronde degli alberi. Intorno stanno la vicina isola di Dulichio, dove regna un certo Niso. Itaca è un'isola piena di serpaglie, un'isola fuori mano, dove i cavalli non hanno senso di esistere, solo capre e pastori. Li vedi dappertutto. Io sono colui che conosce molte storie, e anche se non sono un grande bugiardo e so dire molte menzogne, non è escluso che io possa raccontarvi anche cose vere, come le muse. Questo inizio di lettura è un po' il prologo del racconto di Odisseo, un testo che fa parte di quella che è la storia della letteratura in senso ampio e che ritrova questa sera la figura versatile di un anatomopatologo con il vizio di scrivere e di dipingere. Antonio Nicolò ha chiesto stasera a noi, appunto, dell'associazione Le Muse, di patrocinare e di presentare insieme all'interno della libreria La Ruffa uno spazio ritrovato, perché negli anni anche noi un tempo ci ritrovavamo in questo spazio, parliamo di circa dieci anni fa. Quindi stasera si coniugano parecchi nostos. De nostos per un ritorno alla scrittura di Antonio Nicolò, e un nostos perché Antonio Nicolò è di una grande attualità, talmente antico e contemporaneo che si serve, tra virgolette, di un monologo interiore, drammatico, esplicito, di un Ulisse che a modo suo svolge la sua azione politica all'interno di un contesto sociale. Non è un resumé quello che Antonio Nicolò fa stasera nel racconto di Odisseo della guerra di Troia per i tipi di La Ruffa Editore, ma è quella Odissea che probabilmente trae origini da quelle origini marinare che l'Odissea stessa aveva avuto nella sua genesi, nella sua formazione. È un racconto di Odisseo che trae origini da quella tradizione orale, e che ritrova nella figura di Antonio Nicolò un nuovo Aedo. Gli Aedi erano coloro i quali cercavano di raccontare al pubblico, per grazia divina, quella che era una determinata storia. Ecco il perché, sia per l'Iliade che per l'Odissea, varie sono state le traduzioni, quella più attendibile è quella di scuola alessandrina, in pieno tempo ellenistico. 24 capitoli per il testo che è stato dato storicamente dalla tradizione alessandrina, 22 consegnati dal dottore Antonio Nicolò. Antonio Nicolò quindi è contemporaneo, perché rappresenta che cosa? Quel face to face society, cioè quel rivolgersi continuamente faccia a faccia con la società contemporanea. È questa la chiave di lettura di un libro che stasera noi non vogliamo né raccontare né tantomeno presentare. È un cantore professionista, Antonio Nicolò. E ci parla di un personaggio che potrebbe essere oggi come oggi, e soprattutto in questo periodo, visto che ci accingiamo alle prossime elezioni, a che cosa? Un personaggio attuale perché è odiato dai nemici. La concezione dell'odio e della diversità dell'altro, che probabilmente ha qualcosa più di noi.
In questo sta la contemporaneità del libro che stiamo per presentare. E poi la storia di un uomo che sarà la futura cagione di molte insidie. Essere uomini contemporanei, attraversare il tempo, vuol dire sottoporsi a continue insidie del tempo che viviamo. In questo, credo, sta il messaggio del libro che stiamo per presentare. E dopo Apollodoro, dopo Pausania, dopo Virgilio, il dottore Nicolò verrà raccontato attraverso il testo da un fine dicitore, amante della mitologia, della mitografia greca, che insomma attraverso anni di studio ha sempre dimostrato la sua passione anche per la nostra città, per il nostro territorio, e che stasera ritrova nelle vesti del dottore Pendino un ideale continuità a un libro che rispecchia sì la natura orale, ma al tempo stesso la rieduca, la riattualizza in un racconto in cui l'io narrante, come avete sentito prima, la prima persona, dimostra questo voler affrontare storie e personaggi che si ritrovano di conseguenza in un racconto, in un filo d'Arianna, in cui anche le donne avranno magna pars all'interno del testo, e in cui anche Elena, scrive Antonio Nicolò, era stata resa folle dalla bellezza dello straniero e dalla prospettiva di vivere una vita più agiata a Troia. La donna non ha un compagno cui si mantiene fedele, ma ama colui che incontra di volta in volta. Ma questa è un'altra storia, e al dottore Pendino il compito di immergerci nella lettura del racconto di Odissea della guerra di Troia. Bene, grazie, grazie a tutti per essere presenti, grazie ad Antonio per avermi invitato, per alcuni aspetti forzato a avere un ruolo che non mi è particolarmente congeniale, perché io difficilmente partecipo a incontri di letteratura dove c'è gente ben più titolata, come avete visto già, c'è gente ben più dedita che può naturalmente donare molto più di quello che io posso fare. È stato un caso che io sia stato designato dallo stesso Antonio, dicevo, a presentare questo libro. Ero andato a trovarlo, ci siamo frequentati spesso, anche perché io insieme con Saro Brizzi, che era il direttore dell'Istituto Sullivan di Firenze, per anni abbiamo cercato di scavare su questa figura dell'Ulisse omerico, di trovare i punti di contatto e di convergenza con una stranissima, recente figura di Ulisse, che è l'Ulisse di Borges. Due aedi ciechi del sud del mondo finiscono col convergere su questo personaggio, che naturalmente sfida persino nella visione che ne dà Borges la fisica einsteiniana. Ma il problema è quello di adesso tornare alla lettura dell'opera di Antonio Nicolò. La prima cosa che voglio chiarire è che non si tratta di un romanzo storico, di quelli che per esempio Manfredi ci ha insegnato a guardare, cioè dove non si sa dove comincia l'invenzione e dove invece comincia lo studio bibliografico attento. Antonio ha dedicato moltissimo studio, anni di studio a finalistico, non pensava certamente di dover redigere questo volume, e quindi proprio perché a finalistico il suo studio era da amatore, ha passato in rassegna decine di traduzioni dell'Iliade e dell'Odissea negli ultimi 20 anni, e oltre questo, quindi oltre proprio al testo omerico, si è rivolto anche ad un contesto molto più ampio
dei tragici greci e anche romani, e questo vedremo che avrà una sua importanza per dare a quest'opera una delle caratteristiche che io ho ammirato di più, e cioè il fatto di non lasciare tronca la storia di molti personaggi che negli scritti omerici avevano quasi assunto un ruolo marginale e che invece poi nel racconto di Antonio vengono messi a fuoco. E pochi minuti fa, passeggiando per la libreria, in quarta di copertina di un recente volume di Anna Macri, leggevo: tutto merita di essere raccontato, non ci sono vite banali, tutte le vite sono uniche, basta guardarle da vicino. Ed è quello che Antonio fa a proposito di personaggi, per esempio, come Ecuba, che noi siamo abituati a considerare come l'incubatrice dei principi troiani, e che invece poi diventa una madre aggressiva che raggiunge l'eroismo. Oltre questo, naturalmente, Penelope. Penelope, donna che sembra quasi uno dei momenti fondamentali, un momento polare dell'Odissea di Ulisse, soprattutto del viaggio di ritorno, no? Questo Nostoi sembrava avere in Penelope proprio un momento fondante. E qui invece uno studio attento sfata purtroppo un mito che aveva santificato Penelope, la quale poi sembra, da quanto ha raccolto il nostro Antonio da autori degni di nota, avere tradito anche lei il marito. D'altra parte era cugina di Elena, d'altra parte era cugina di Clitemnestra, ma d'altra parte, come nella canzone Non sono Maddalena di Giorgio Conte, c'è una realtà: era una donna sola e giovane, e questo bisogna tenerlo presente. E non si può fare una colpa a nessuno se non è umanamente concepibile abbracciare un monachesimo se non si è fatto voto in maniera consapevole. Quindi nel fondo io personalmente, dopo aver letto e riletto l'opera di Antonio, assolvo Penelope e la ridestino a, diciamo così, ad una dignità che non aveva Elena, sua cugina. Ma anche qui Antonio ci porta a spasso. Nel corso della lettura troverete che Ulisse nomina spessissimo Elena, questa donna bellissima che porta questa sua bellezza sui campi di battaglia, nei palazzi reali e dovunque ammalia, affascina e poi tradisce. E questa bellezza che in fondo finirà per perderla quanto ha valso per farla sentire desiderata da tutti. In fondo è la sua stessa bellezza che alla fine la porterà ad una fine sconsolata. E perché? Perché alla chiusura di una vita tutto sommato soltanto dannosa per se stessa e per gli altri. Questo è un, diciamo così, un altro dei personaggi che leggendo le pagine di Antonio troverete interessante e, come ripeto, costantemente nominato, quasi che lo stesso Ulisse in fondo, qualunque sia il giudizio che al momento emette, ne sia anche lui, come tanti altri, segretamente innamorato. Ma una cosa voglio subito chiarire: nessuno si lascia ingannare dal volume del libro di Antonio. Non è una breccia, tutt'altro, è un libro estremamente documentato, dove la narrazione mitologica è estesa sia nel testo che nelle note, e tuttavia non reca al testo un appesantimento che
che lo rende difficile, noioso per un lettore non perfettamente motivato. A questo si affianca ancora un'altra peculiarità: l'etimologia dei singoli nomi dei personaggi. Antonio puntualmente esamina l'etimologia dei nomi dei singoli personaggi, e questo per lui è stato un buon esercizio e per noi è una buona fonte di informazione. E così naturalmente la correlazione delle parentele, che è vasta e ci fa rendere un pochino conto, è uno spaccato di quello che era la società greca dell'epoca. E naturalmente il racconto, come ben diceva chi più dotto di me mi ha preceduto, viene condotto come un monologo interiore da parte dell'Ulisse, così come emerge dalla lettura che ne dà il nostro Antonio Nicolò. E questo naturalmente, questo monologo passa attraverso dei momenti che sono naturalmente gli stati d'animo del narratore e che lo naturalmente caratterizzano. Vediamo quali possono essere i principali di questi stati d'animo. L'orgoglio della memoria, che si manifesta nella narrazione come celebrazione delle gesta guerriere e come autore o protagonista, meglio ancora, delle peripezie di un ritorno non facile. Quindi Ulisse, nel narrare queste sue vicende, sembra quasi infiammarsi, sembra quasi ritornare giovane, ritornare sul campo. E poi invece segue l'orrore della guerra. Le memorie della guerra, rivissute nella riflessione solitaria, risultano eventi devastanti, anche per gli eroi vincitori. La gloria infatti non risparmia questi. Nel segreto oscuro dei loro cuori, dall'angoscia delle devastazioni, della violenza assassina e della morte, che appare come una meta comune, ineludibile, chi ha ucciso e ha sentito l'odore della morte sa che anche quella stessa morte toccherà anche a lui. Ed infine l'inquietudine, che di solito è legata all'incertezza del futuro, più spesso a delle profezie destabilizzanti come quella di Tiresia circa la morte di Ulisse. Ma Ulisse, in vero, ha trovato quasi istintivamente, come il gatto che naturalmente ha la tosse e istintivamente va a brucare la nepotella perché sente che è il rimedio che gli attenua il disturbo, ha trovato uno strumento di alienazione meraviglioso nel quale rifugiarsi, almeno con la fantasia ed il ricordo, nei momenti dove l'inquietudine risulta insopportabile. Lo ha trovato istintivamente, l'andare per mare, la libertà di un mare senza confini, l'incertezza della bufera, la dolcezza dello zefiro e poi le genti e i personaggi mitici. Vuole ripartire e Tiresia lo asseconda, sia pure naturalmente dandogli la profezia di una fine che, per quanto dolce, sempre fine è. E Ulisse riflette su questa sua capacità di distaccarsi da questi momenti di angoscia, così con questo bisogno di andare per mare, che sia poi ancora stato realizzato o che solo in fase di progetto, e ha un'incertezza. Certo, non puoi spiegare ad una donna, si ripete spesso il nostro eroe, quanto forte sia il richiamo del mare e l'attrazione che suscita nel cuore degli uomini. Non potrebbero capirlo mai. E quindi sostanzialmente anche questo è un punto di contrasto: da un lato questo suo bisogno di ritornare, che è il senso di tutta l'Odissea, e dall'altro adesso questo bisogno di ripartire per riscoprire se stesso,
che non ha potuto naturalmente trovare laddove credeva di poterlo fare, laddove era nato. Il libro, oltre naturalmente che la densità delle informazioni, come dicevo prima, è un libro che è scorrevole, piacevole. Io l'ho letto in un momento difficile in cui non l'avrei letto. L'ho aperto e ho cominciato a leggerlo come ha fatto il mio predecessore, per caso, e poi mi sono rimasto avvinto e non ho potuto smettere di leggere. E credo che a questo abbia contribuito anche il carattere fisico del libro. Il carattere fisico del libro è una cosa importante ed io ci tenevo a fare una differenza tra il libro fatto per essere letto e il libro da biblioteca, che hanno caratteristiche differenti. E ve le chiarisco subito. Sto sentendo per libro scritto per essere letto, in contrapposizione con un libro da mettere in bella mostra in biblioteca. Il libro da lettura è caratterizzato da un formato comodo che consente di leggere in poltrona, a letto, sul tram. La carta ha buone caratteristiche, soprattutto non è carta lucida, non è carta preziosa, è carta comune. E i caratteri non stancano l'occhio del lettore. Ed ha una copertina flessibile, redatta con una grafica semplice e coerente con il carattere dell'opera, senza alcuna concessione ad inutili immagini patinate, né a copertine rilegate da far figurare in biblioteca, che costituiscono però un impedimento per una lettura agevole. Tante volte abbiamo cercato di aprire, di forzare questi libri rilegati, e siccome proprio la loro eleganza la volevamo risparmiare, ci siamo trovati al bivio: leggere anche quello che c'è scritto vicino al bordo o rispettare l'integrità del libro. Non c'è dubbio che noi dobbiamo leggere tutta l'opera, e quindi anche la forma che assume il libro di Antonio, a mio giudizio, ha un taglio pratico che va sottolineato parimenti ai contenuti. Non è quindi soltanto una rilettura dell'Iliade e dell'Odissea, è una rilettura ripensata dallo stesso Ulisse, che è l'autore riesce ad avvicinare, riesce a sentirlo pulsare, riesce a sentire i suoi sentimenti, cosa sia veramente per lui l'amore e la gelosia e l'inquietudine e il ricordo della guerra lontana, è più timore o è più gloria? E tutte queste cose vengono espresse fluidamente in un testo che si legge bene. E non è solo quindi un richiamo a quello che tutti noi abbiamo fatto nel nostro periodo scolare, ma è anche un ampliamento, uno stimolo a chi volesse poi nei singoli libri e nei singoli autori citati in bibliografia ampliarne il contenuto. Io credo che dicendo altro o volendo riportare parti dell'opera che meriterebbero di essere riportate, probabilmente toglierei a chi volesse farlo il piacere della lettura. Potremmo chiederci tante cose: perché Ulisse fugge da Ogigia, cioè dall'Eden, dove era stato invitato a restare da immortale dotato di eterna giovinezza? Sarebbe interessantissimo fuggire dal paradiso terrestre. È una cosa che merita una spiegazione. Ulisse non era pazzo. Se l'ha fatto, qualcosa deve avere sentito. È così forte da voler andare via. Oppure potrei raccontarvi come si realizzerà la profezia di Tiresia sulla morte dolce avvenuta per mare. Ma vi sorprenderà chi di voi non è
addetto ai lavori, troverà la cosa sorprendente. Ed io non intendo togliergli questo piacere, quindi vi ringrazio, vi saluto, mi scuso per la necessaria incompletezza della mia discussione, ma d'altra parte non dovevo spiegare il libro di Antonio, dovevo soltanto dire quelle cose che da semplice lettore mi avevano colpito e che da persona innamorata dell'Iliade, dell'Odissea e di tutto il contorno letterario di queste opere, ha veramente con piacere letto e riletto. Grazie. Mi veniva da commentare questo, dottore Pennino, mentre lei ne parlava, io constatavo che abbiamo sottolineato anche le stesse frasi che lei ha cercato, insomma, di commentare abilmente stasera in questo incontro, in questa presentazione. È veramente una cosa particolare questa figura di Odisseo, dove probabilmente vi è anche un po' di senso biografico. Quando Antonio Nicolò scrive nel testo parole e domande che naturalmente vengono fatte allo stesso Odisseo: ma chi ero realmente io? Perché quell'inquietudine divorava la mia mente? Cosa cercavo? Adesso ne ero certo. Cercavo la morte in quel viaggio, il senso di morire per rinascere a nuova vita. Se il viaggio dell'uomo, questa figura di questo Ulisse ritrovato, vuol dire rivedere, non in un flashback, ma approfondire quei luoghi della memoria che Ulisse ripercorre perché non ha avuto il tempo, essendo in guerra, di poter conoscere, di poter toccare con mano e di poter verificare quel senso narrativo, ma anche quel senso di conoscenza. E la cosa interessante, io il libro l'ho avuto 3 giorni fa, quindi voi immaginate questa mia full immersion nella lettura. La figura del narratore e la figura del lettore a volte coincidono. Voi vi ritroverete non in un viaggio mitografico, ma in una mitografia contemporanea, dove figure, si parlava prima di Ecuba, per esempio, ma anche questo canto delle sirene. Antonio Nicolò, quando parla delle sirene, rientra in un romanticismo da Sturm und Drang, perché ha questo richiamo, no? Anche legato alla sua mediterraneità e alla sua appartenenza. Scrive: le sirene, pensavo al loro fascino e tornava alla mia mente quel paesaggio che incontrammo appena giunti lì con la nostra nave. Tutta la costa biancheggiava d'ossa portate dal mare, aggrappati agli scogli stavano le malefiche donne uccello, le 3 sirene figlie di Achelo. Quindi quello che è importante dire, ricordare, come Antonio Nicolò, stranamente in pittura è un informale, nella scrittura è un realista. Il suo informale pittorico poi diventa richiamo descrittivo, quasi antropologico, perché cerca di dare quello che è il senso dell'identità di chi naturalmente lo circonda, e poi riesce anche a descrivere quello che è il senso dell'ira dell'uomo di oggi. L'ira di Poseidone è proprio questo senso di ribellione che l'uomo contemporaneo ha. Questo personaggio, questo Ulisse, questo Odisseo, vive anche di controsensi.
Perché è vero che Odisseo a volte è il piccolo, a volte è il grande, a volte è il collerico, e riunisce quelle che sono no, le nostre, i nostri pregi e i nostri difetti. Però, come appunto il dottore Pendino ha ribadito più di una volta, questo è un testo non da biblioteca, non ha un potere evocativo, ma questo senso di attualizzare la storia e di leggerla in maniera veloce, chiara, descrittiva. Probabilmente questo romanticismo che Antonio Nicolò ha dato è un romanticismo probabilmente di stesura, di parola, perché non c'è la forza della parola, c'è la forza delle parole. Perché c'è sempre un ritmo costante, incessante, per cui ci si ritrova sempre in continua navigazione. E ecco, questo è il, sembra di essere, devo dire la verità, in alto mare, perché noi diventiamo tanti Ulisse nel momento in cui andremo a leggere questo testo, e credo che il porto ritrovato stasera sia proprio qui. Perché se questo libro doveva approdare, perché poi c'è un approdo anche per il libro, non solo per il gusto alla lettura, il nostro approdo è stato, dottore Pendino, nel leggere le trame, no, di queste, di questa scrittura, mentre l'approdo, che è il momento di incontro con il pubblico, dicevamo che l'autore e il narratore spesso il pubblico si ritrovano nella stessa trama. L'approdo ce lo deve dire lei ora, Antonio Nicolò, e perché questi 2 o 3 anni credo siano stati di stesura del testo lo hanno condotto a confrontarsi con quello che è il poema per eccellenza che appartiene alla storia della letteratura. E per chiudere vorrei anche dire che è stato talmente perfetto che nella parte finale del libro vi è proprio la descrizione dell'indice di tutti i nomi dei personaggi. Ogni personaggio ha la sua fonte d'archivio, la sua fonte storica, la sua etimologia nella sua accezione ed eccezione greca, e poi naturalmente l'identificazione spazio-temporale a cui il personaggio è legato. Sì, questo però voglio dire, oltre che in questa parte finale, sono le note di che pagina molto più ricche, e anche qualche nome che magari, perché marginale, viene taciuto nella leggenda finale, invece viene giustamente messo a fuoco nella sua etimologia e nel suo significato e nei suoi legami parentali, proprio nelle note che sono contenute a che pagina del testo, che non disturbano proprio la lettura gradevole, la lettura che avvince, la lettura che lega, ma che comunque rappresentano una fonte presente, palpabile per chi naturalmente ne sente bisogno. Io mi alzo perché vorrei salutarvi tutti quanti e ringraziarvi, tutti gli amici che siete qui questa sera e che mi onorate della vostra presenza. Ringrazio naturalmente Roberto La Ruffa che ha creduto in questo libro, l'ha voluto pubblicare, ma lo ringrazio principalmente perché in un momento difficile ha aperto una libreria, cosa strana qui a Reggio Calabria, e dobbiamo dargli dato, ci vuole molto coraggio ed è da sostenere, e noi lo ringraziamo per questo. Come ringrazio il professore Livote, ormai con il quale abbiamo un sodalizio, perché lui solo riesce a tirarmi fuori da casa quando mi invita e quindi non so dire no, perché è una persona che io stimo tantissimo per il semplice motivo che lui ci mette molto amore nelle cose, ci mette molto amore, e con l'associazione Le Muse riesce a dare una vera cultura qui a Reggio, un contributo notevole, e anche per questo lo ringraziamo. E per ultimo, non perché meno importante, ma anzi tutt'altro, l'amico mio fraterno Franco Pendino, oltre che collega, ma principalmente amico fraterno, che devo ringraziare perché forse lui non lo ricorderà,
perché ormai ci siamo invecchiati, però tantissimi anni fa, molti credo, è stato lui a suscitare in me quella curiosità di andare a rivedere l'Iliade e l'Odissea, una storia che conoscevo così come si può conoscere, e invece è stata una cosa che mi ha attratto e praticamente ha sottratto tutte le mie energie proprio a studiarlo. E se siamo qui questa sera a parlare della guerra di Troia, dell'Iliade e dell'Odissea, dopo 3.000 anni, perché sono passati 3.000 anni, un motivo ci sarà, senz'altro. Ci sono state altre guerre, altri eroi, altre battaglie, altre vittorie. E allora perché parlare della guerra di Troia? Perché la guerra di Troia è stata l'unica guerra che ha avuto l'onore di un canto, l'Iliade. L'Iliade, sapete bene, di Ilo, Ilo sarebbe Troia. La stessa cosa. Quindi questo ci porta ancora a riflettere su queste cose. E quando io mi sono immerso nella lettura, pian piano ho cercato di capire quel mondo. Perché se non si capisce quel mondo, quali erano le conoscenze, quali erano i sentimenti di queste persone, di questi eroi, perché c'è stata un'epoca tra l'età del bronzo e quello del ferro, c'è stata proprio questa, l'età degli eroi. Fatto realmente accaduto, e questo lo dobbiamo a Schliemann, che nell'Ottocento scopre Troia, perché fino allora si pensava che fosse la fantasia di un cantore cieco, come si diceva, e invece no, è una realtà, Troia è una realtà. Schliemann, che da ragazzo aveva sentito queste storie raccontate dal padre, gli disse: io da grande scoprirò Troia. E così è stato, perché lui con la sua Iliade è andato in Turchia sulla collina di Issarlik e ha scoperto Troia. Quindi è un fatto storico realmente accaduto. Possiamo discutere sul fatto che si chiamava Ulisse o meno l'eroe che stiamo parlando, ma è stato realmente, è successo, è accaduto. E mentre parlava Franco Pendino, a me è venuto in mente Guerra e Pace di Tolstoi, il principe Andrei, e questa immagine di questo principe che attraversa questa foresta di betulle, e siamo in primavera, e vede questa grande quercia vecchia ormai, era una quercia antica, accanto c'erano degli abeti anche vecchiotti, quasi morti, e lui si sofferma su questa quercia e la vede che distende i suoi rami verso il cielo in maniera simmetrica, con i rami spezzati, scorticata in molti punti, come se fossero delle ferite. E nell'osservare questa quercia, man mano che si allontanava, sembrava che la quercia chiedesse, dice, la primavera, la felicità, l'amore. Ma che senso hanno questo continuo rinnovarsi delle cose, sempre uguali? E aspettava qualche risposta, ma è chiaro che il principe Andrei in questa situazione era uno che aveva abbandonato le passioni, non aveva più passioni e si era votato alla morte. E perché ho detto questo? Perché il mondo di Odisseo, il mondo degli eroi, era un mondo delle passioni. Cioè le passioni sono il sottofondo sia dell'Iliade, più dell'Iliade, ancora meno dell'Odissea, ma è un sottofondo di passioni. La passione che, per dirla con Freud, è quell'energia vitale, la libido, che quindi dà la vita, è ambivalente di per sé, perché ha un principio vitale, l'eros, ma anche un principio di morte, il thanatos. E questa passione che i greci chiamavano pathos, la passione dei latini per intenderci, e deriva dal verbo pasco, che è un verbo attivo, dove il soggetto diventa l'oggetto stesso dell'azione. Quindi questa passione la ritroviamo in tutti gli eroi. E
questa passione, la principale passione che è stata nominata così da non sottovalutare, è l'ira, la rabbia. L'ira, infatti, la prima parola che compare nella letteratura occidentale è menin, ira. Menin aedite apele ad Achilleo, cioè l'ira. Odiva cantami di Achille, figlio di Peleo. E questa ira che fa dire al filosofo Simone Weil che l'Iliade è il poema della forza, proprio perché questa ira, se non ci fosse questa passione, l'Iliade come storia non avrebbe senso. Invece tutta la passione, tutta l'ira che fa da sfondo a questo racconto. Una passione che naturalmente serve anche una funzione cognitiva, ma per i greci di allora questo non esisteva, perché nella passione c'è un impulso e l'azione, ma tra l'impulso e l'azione c'è un breve spazio per cui uno può riflettere e capire, conoscere. Invece a quei tempi non c'era questa riflessione, c'era questo impulso, il timos che loro sentivano che veniva da dentro, che li portava ad agire, perché lo scopo loro era ottenere la gloria. Perché l'individuo non aveva coscienza di sé come noi ci costruiamo una nostra coscienza, loro non avevano, cioè loro sapevano di esistere in funzione di quello che dicevano gli altri. Quindi loro non avevano timore di mostrare le passioni, non avevano timore di piangere. Piangevano disperatamente, tutti piangevano, piangeva Agamennone, piangeva Achille, e non avevano vergogna. Cosa che succederà dopo, voi sapete, ai tempi di Socrate, quando Socrate rimprovera i suoi allievi, quando stava, sarebbe usato la cicuta, a dire no, non piangete perché io ho cacciato a Santippe, perché queste sono cose da donne. Invece erano, no, piangevano. Piangevano e facevano vedere tutto, perché dovevano far vedere tutti, perché erano gli altri. Era una società della vergogna quella. Quindi loro dovevano essere all'altezza. Magari ci fosse oggi la società della vergogna, senatore Meduri, le cose andrebbero sicuramente meglio. E lo saluto il senatore e lo ringrazio per essere presente. Quindi, come vi dicevo, ho cercato di calarmi in questi personaggi, ho cercato di capire il loro modo di pensare e di agire. E la scelta è caduta poi alla fine su Odisseo, e non poteva essere altrimenti. Questo che io riflettevo con Franco, perché Odisseo, Ulisse, è diverso rispetto agli altri. È chiaro che quando noi parliamo dell'Iliade diciamo l'eroe per antonomasia è Achille, ma Achille oltre la forza bruta non aveva nulla, non esprimeva altro, ecco, non... Invece Odisseo, la sua ira riesce a contenerla, e ce ne dà un esempio molto chiaro quando si trova all'interno della grotta del Ciclope. L'istinto, quando vede che sta per mangiare i loro amici, e vorrebbe ucciderlo, ma poi si ferma perché dice come faccio ad uscire poi. Quindi è lo stesso quando arriva Itaca nella sua reggia e vede le sue ancelle che vanno a letto con i proci, vorrebbe subito ammazzarle perché era un grosso tradimento per lui, eppure dice sopporta a cuore, era capace di sopportare, era sì una persona astuta. Diciamo che l'eroe veniva considerato quello che era bello, si intende, ecco, Achille era bello. Di Odisseo non si può dire, ecco, ne fa una descrizione Elena sulle mura di Troia a Priamo e dice ma quello basso che sembra un caprone, dice era quello Odisseo, ma aveva delle spalle larghe, poi riusciva a parlare bene, a convincere. Infatti prima della guerra c'è un'ambasceria che va da Priamo per tentare di farsi restituire Elena, e quando si alza a parlare Odisseo, che tutti lo lasciavano così perché non era insignificante, dice ma appena si alza e incomincia a parlare le sue parole cadevano come fiocchi di neve. Riusciva un pochino a convincere gli altri.
potremmo anche parlare per molto tempo, però io non vi voglio tediare molto e dico che il libro ha una sua funzione, e la sua funzione è quello che, perché è una cosa che mi ha insegnato Franco Pendino, quante cose mi ha insegnato. Dice uno che non ha letto l'Iliade, l'Odissea, dice non ha letto nessun libro, ed è vero, ed è vero. Andare a leggere l'Iliade, nessuno si metterebbe più a farlo, specialmente la traduzione di Pindemonte, quindi lasciamo perdere. E allora io ho voluto raccogliere in questo libro un po' tante informazioni, tante cose che, parlando sia della guerra di Troia, sia dei Nestori, del ritorno di Ulisse, di come finisce questa storia di Ulisse. Cioè l'Iliade, la guerra è durata 10 anni, ma l'Iliade, nell'Iliade si parla solo 51 giorni di questa guerra, sono 51 giorni. E quindi diciamo, non, certamente non tutto si trova nell'Iliade, come non tutto si trova nell'Odissea, ma si trovano in tanti altri libri che io ho avuto la pazienza di andare a ricercare, e ho cercato di dare un senso a questa storia perché possa servire a chi è intenzionato poi a proseguire in questo studio. Può essere una lettura, come diceva Franco Pendino, gradevole, piacevole, così, ma anche chi ha voglia di farne uno studio, è un libro che si presta anche a questo. Io credo di aver detto quasi tutto e quindi vi ringrazio tutti quanti per la vostra presenza, lascio la parola al professore Leivoldi e grazie ancora. Come sempre avvincente il nostro dottor Antonio Nicolò. Senatore Meduri, le tocca cercare di dire almeno quello che ha capito da questa figura di questo Odisseo, che quindi noi la invitiamo qui a fare un suo intervento. Insomma, le piace questa scelta di Antonio Nicolò? Le devo dare il microfono, quindi la inviterei qui. È una grande, bellissima sorpresa questa scelta del dottore Nicolò. Io conosco da tanti anni Nino, ma da tantissimi anni, così come da tantissimi anni conosco Franco Pendino, anzi lui lo conosco da prima, da quando era ragazzino, perché il dottore Pendino ha il privilegio di essere sbarrato di via Loreto, per la verità, e credo sia nato in via Loreto, Io per la verità sono stato sempre affascinato più che dalla figura di Odisseo, che era un po' un avventuriero, dalla figura di Ettore, che credo sia la figura più tragica, più drammatica e più bella di tutta la storia della guerra di Troia e quindi dell'Iliade e dell'Odissea, perché penso che Ettore rappresenti la tragicità della vita, soprattutto quando si parla ad una vita dedicata agli ideali con passione, la passione di cui parlavate prima. Odisseo poi è l'esaltazione dell'astuzia, della furbizia, della volontà di avventura, di ricerca. Io ricordo per esempio la bellezza del passo, avete parlato delle sirene, quando si fa legare dai suoi uomini perché lui le sirene le vuole conoscere in pieno, anche se c'è il rischio che poi lo portino a fare cose che non dovrebbe. Quindi vi confesso la sorpresa totale stasera di avere conosciuto una parte di Nino che assolutamente non immaginavo. Nino è
una persona meravigliosa, è un grande medico, credo di poterlo dire a voce alta, credo di poter dire che a Reggio non mancano i grandi medici, ce n'abbiamo uno seduto in sala che è il dottore Nicolò, già primario della neonatologia. Penso che il dottore Bettino, che non ha fatto vita di ospedale pubblico, ma è stato un pilastro di una clinica che per tanti anni si è retta sulla sua bravura. Quindi sostanzialmente qua celebriamo insieme Odisseo, che è alla ricerca di se stesso e delle verità, e anche i nostri amici, i nostri medici, e Nino, che questa verità la continua a cercare, ma ci è molto vicino. Quindi invitiamo anche il dottor Nicolò a fare un intervento. Obbligatoriamente, sì, la ringrazio e chiedo scusa. Prego, è obbligato perché deve essere necessario. Prego, prego, prego. Si può anche accomodare qui, al posto mio. Vedo il microfono, si può anche accomodare al posto. Beh, che devo dire, diceva Renato Meduri che è stata una sorpresa stasera. Per me non è una sorpresa, per la verità, perché ho seguito e seguo e conoscevo già quelli che erano gli interessi extraprofessionali, chiamiamolo artistici nel suo lato, e la sua grande capacità di comunicazione. L'ha espressa in vari modi, dall'arte alla pittura e nel racconto di Odisseo. Sicuramente è un personaggio affascinante. Non devo essere io qui a questa dotta pubblico a dire che ha suscitato l'ammirazione già nell'Inferno dantesco, personaggio principale. E due fiammelle, e lui è sicuramente il personaggio principale, cioè un uomo aperto a tutte le impressioni, a tutti i sentimenti, con una sete di conoscenza che non viene mai estinta, non viene mai estinta, e la fiamma brucia. Brucia alla ricerca sempre della perfezione, della conoscenza, di qualcosa di nuovo che è sempre in divenire. No, non è statico la conquista, è un divenire. Noi dobbiamo pensare alla straordinaria capacità. E Nino, rifacendo questo racconto, in effetti rifà, come dice, la radice della nostra cultura, di Regium, no? Cioè, noi, pensate a quei tempi, riuscire ad avere questa grande capacità di interpretazione dei fenomeni della realtà, della ricerca dell'extraterreno, e l'ambizione di poter dire io pecco, io sono un peccatore perché cerco. Perché allora noi non dobbiamo dimenticare che nel Medioevo, quando è scritta la Commedia, nel Medioevo c'era la ricerca eccessiva della conoscenza, della perfezione, poteva anche significare
una eccessiva lode di se stesso e anche, diciamo, rientrare quasi in una, nel peccato, diciamo. Perfetto, e questo è sicuramente è un personaggio che da sempre ha affascinato e ritengo che affascinerà sempre tutti i cultori di studi classici. Ritorniamo a Nino. Penso che la sua grande capacità, la sua grande umanità, la sua visione della realtà, che riesce a trascendere quella che è il momento attuale, effettivamente questo fa parte del suo modo di essere, fa parte della sua cultura. Cioè, anche Nino è un personaggio alla ricerca di se stesso. Noi stasera tutti noi forse lo possiamo aiutare a ritrovarsi, almeno questo è il mio augurio, è il mio augurio. Veramente sono commozione che dico queste cose, perché è una persona, un professionista di grandissime capacità e di grandissima sensibilità. C'è qualcuno che vuole dare un contributo a quello che è l'andamento, insomma, della nostra serata? È chiaro che il testo va letto per essere anche un po' decodificato in quella che è la sua tessitura, no, linguistica, cercare anche di entrare in relazione con Antonio Nicolò. Quindi se c'è qualcuno che vuole aggiungere, insomma, qualcosa di più a quello che è detto, che non è stato detto magari alla presentazione del libro, questa è l'occasione. Io vedo tanta gente, vedo anche, ci abbiamo anche il piacere di vedere il dottore Salerno. Dottore Salerno, io la vedevo attento. Un suo intervento sarebbe, dottore Santino Salerno, in questo contesto ci piacerebbe sentirla. Noi ci accomodiamo così possiamo sentire vari. Per me è veramente emozionante stasera, insomma, anche prendere la parola qui a Reggio Calabria, insomma, dove ci sono tante persone, tanti intellettuali. Ma mi chiedevo chi di noi, insomma, non è rimasto affascinato dalla figura di Ulisse e di tutto ciò che hanno saputo dire gli autori greci, soprattutto i tragici. Chiacchierando con Walter Pedulla, disse un giorno, io in macchina, ho l'impressione che tutto sia stato detto, e tu è una vita che scrivi di letteratura e fai il critico letterario, insomma. Ma a me questo sembra un gioco, ho detto io, mi sembra tutto inutile perché, come dicevo, ma lui mi ha detto, non dirla questa cosa che tu ti è stato detto, perché rischi di fare una brutta figura, perché l'avevano detto già nel 500, poi è venuto fuori Shakespeare, è venuto fuori Cervantes, e quindi potresti essere smentito. Ma non è che mi abbia convinto molto, insomma, su questa cosa. Io credo che veramente tutto sia stato esaurito proprio, soprattutto negli autori greci, nei tragici greci. C'è tutta la vita, c'è tutto l'uomo, c'è tutto il mondo. Io sono rimasto particolarmente affascinato dalla figura di Ulisse, da ragazzo, insomma, quando il primo approccio, insomma, nella scuola media, quando allora si studiava l'Iliade e l'Odissea, l'Iliade mi pare nella seconda media, l'Odissea nella terza, ed è un personaggio che mi ha intrigato moltissimo. Tra l'altro io amo dire spesso che sono figlio di un artigiano. Mio padre era un relegatore di libri, era nato nel 1909, tanto per contestualizzare la cosa, e la sua bottega a Palmi era un po', come dire, un circolo di ritrovo di tutti gli intellettuali, tutti quelli che avevano a che fare con i libri. E mio padre, che non aveva studiato molto, ma era un uomo colto comunque,
E spesso anche lui, sentendo parlare la sua bottega, evidentemente, parlavano di questo personaggio, di Ulisse, e poi veniva a casa e ci raccontava, e ci diceva, ci parlava ancora. Quindi ha avuto anche questo stimolo, diciamo, la cosa. Ora, stasera sono rimasto piacevolmente sorpreso, insomma, io non conoscevo il dottore, lo saluto con vivo compiacimento, insomma, con la cosa. E sulla cosa, dicevo, su Ulisse, lei ha parlato di Ulisse, dicendo che Ulisse era tutta forza. In realtà, mi sembra che Ulisse, in un momento proprio dell'Iliade, si sia riscattato in qualche modo, quando riceve il padre di Ettore e poi, alla fine, lui... Achille, e invece il padre di Ettore, e poi insomma lo invita anche a pranzo, insomma, e quindi in questo senso si riscatta, diciamo, da questa sua, come dire, personalità forte e violenta, insomma. Non so cosa dire, insomma, sono emozionato, sinceramente ve lo dico, e faccio i miei complimenti al dottore, insomma, e ai relatori, che sono stati brillanti, anche quelli che mi hanno preceduto. Grazie. Sì, è vero che c'è l'episodio di Achille con Priamo, l'incontro, ma Achille viene convinto dagli dèi a consegnare Ettore, perché non l'avrebbe mai voluto consegnare per fare i funerali. Ed è sempre lì, pronto all'ira, anche quando invita a pranzo, a cena, perché era di sera, Priamo è tentato, dice: che faccio? Mangio con chi ha ucciso mio figlio? Però sa che un rifiuto avrebbe scatenato nuovamente l'ira d'Achille, quindi era un soggetto predisposto all'ira. Dov'è il dottore Arconte? Naturalmente lei è sempre vigile nella sua postazione teatrale, quindi ora è un po' libero, quindi ora può venire, è libera uscita, sicuramente anche lei, insomma, avrà condiviso questa scelta. Lei è un Ulisse in un certo senso, io gliel'ho detto quando sono arrivato stasera, per quello che sta facendo, e anche in questo probabilmente vi è il contemporaneo che si collega a questa realtà che muta da momento a momento. Grazie, buonasera. Con chi lo chiama Nino, chi lo chiama Totò, però eravamo compagni di scuola. Come si fa? Quando un compagno di scuola scrive un libro a Reggio Calabria, a non essere presente. A Reggio Calabria, dove siamo un po' etichettati come un po' i barbari d'Italia, per tutta una serie di vicende. Mai contare la parola bassa nel mio. Sì. E mi meraviglia quando partecipo a questi incontri a Reggio Calabria ed emerge dai singoli, dalle singole persone, una cultura così profonda e eccelsa, come questa sera abbiamo potuto notare dall'autore del libro, ma anche dai relatori, questa profondità. Poi non sappiamo esprimerla socialmente, è una cosa che mi tira fortemente in testa. Siamo individualisti, come Omero. Dobbiamo, in qualche maniera, in questa città bellissima, dove Omero è passato attraverso lo stretto, le sirene, e quindi una città mitica, antica, più di Roma. E come Roma, quando scaviamo, troviamo le nostre origini. Eppure non li sappiamo valorizzare, li teniamo lì, sottoterra, come le terme, quando abbiamo fatto la ferrovia, il doppio binario, meglio coprirli
perché noi non dobbiamo avere memoria in questa città. E allora io ringrazio Antonio, compagni di scuola, verso reciprocamente, ma anche con tutti gli altri compagni di scuola, abbiamo conservato un affetto profondo. Ci manca Pino, che era il nostro collante, che univa le nostre famiglie, che dava senso alla nostra vita. E allora, qui ci sono dei politici, c'è il senatore Medori che qualche volta abbiamo condiviso, non nel campo politico, ma nella scelta sociale della politica, ci siamo incontrati spesse volte, per questa città. Allora, il mio appello è solo uno, e soltanto, avendo questa città un grande patrimonio individuale, cerchiamo di renderlo collettivo, sociale, forte, per far rinascere questa città. Grazie. Pensiero sicuramente condivisibile e condiviso in questo caso, perché c'è qualcuno che vuole aggiungere qualche altra cosa alla nostra serata. Io tra l'altro vedo tantissimi amici che stanno seguendo questa fatica del dottore Nicolò. Io saluto Cristina Cortese della Gazzetta del Sud, così come il direttore del dispaccio Claudio Cordova, così come Federica Campolo di City Now, le telecamere di Melito TV che stanno riprendendo tutta la manifestazione, quindi andrà in programmazione la prossima settimana. Non so se c'è qualcuno che Claudio Cordova, devi venire a fare il tuo intervento, dice giustamente dottore Nicolò. Ho ritrovato stasera anche Gabriella Lax, insomma, quindi c'è una buona amalgama. Questa parte. Ma buonasera e grazie per insomma avermi chiamato qui a dare un contributo. Tra l'altro vi svelo una cosa: Ulisse è da più o meno quando ho 5-6 anni il mio personaggio preferito. Vi dico solo che quando sono nati i social network, i miei primi nomignoli, che si chiamano nickname in inglese, il nome quando non si vuole mettere il proprio, era Ulisse. Quindi potete immaginare quanto possa essere affezionato a questa figura. Perché? Perché la figura di un uomo maidomo, innanzitutto, di un uomo ovviamente astuto, quello che abbiamo detto, di un uomo che non ha paura di nuove scoperte, di nuova conoscenza, e di conseguenza non ha paura di aprirsi anche al nuovo. Noi invece, mi è piaciuto moltissimo l'ultimo intervento, siamo peraltro, è più o meno quello che dico e scrivo ogni giorno, la nostra è una comunità disgregata, purtroppo, ed è questa la più grande sconfitta che stiamo patendo a causa ovviamente di varie logiche che conosciamo. Ma è una comunità disgregata anche perché purtroppo abbiamo deciso di chiuderci al proprio interno senza metterci in gioco, per l'appunto, come faceva Ulisse, anche rischiando. Ulisse è un personaggio che ha sfidato gli dèi. Ha sfidato gli dèi, ha sfidato i figli degli dèi, ha rinunciato alle certezze, ha rinunciato anche al piacere edonistico. Insomma, è una persona che ha abbandonato quelle che sono le garanzie, che però diventano poi spesso anche catene. E quindi l'invito che faccio anch'io, ovviamente, parentesi, io faccio il giornalista, quindi potete immaginare quanto la figura di
Ulisse, che per l'appunto è un curioso anche in maniera, secondo me, forse un po' morbosa quasi, possa affascinarmi, dato che poi sul giornalismo si fanno tanti discorsi, ma l'ABC è che se non si è curiosi non si ha dove andare. E dicevo, quindi l'invito, e concludo, è quello appunto di non essere mai statici, mai domi rispetto a quelli che potremmo chiamare dei benefici, delle posizioni acquisite. E dico, anzi, lo dico al contrario, posizioni, quindi meritate, benefici, magari a volte ottenuti anche con un po' di fortuna. E però, ripeto, queste posizioni a cui ci arrocchiamo senza voler rischiare sono anche le nostre catene. La strada che porta alla libertà, alla anche emancipazione culturale, che poi ci porta anche alla emancipazione rispetto a tante altre logiche, è sempre quella più difficile. Le cose facili lasciamole se dobbiamo fare una torta, se dobbiamo cucinare qualcosa, leggiamo le istruzioni. Le vittorie più grandi si ottengono faticando e rischiando. E concludo davvero, perché è stato il passaggio iniziale del dottore Nicolò, che questa presentazione sia fatta in una libreria. Io ricordo di essere venuto 2-3 giorni dopo, ovviamente Roberto La Ruffa è un amico e oltre ad essere il mio editore, sono venuto 2-3 giorni dopo l'apertura e ho detto esattamente questo: in una città in cui aprono solo negozi di slot machine o di centri scommesse, aprire una libreria è un atto rivoluzionario e si incastra proprio in quella scelta, in quelle scelte coraggiose e non facili che tutti noi, a partire da stasera, dobbiamo saper fare. Grazie. Anche se non sono d'accordo quando hai detto io faccio il giornalista, tu sei un giornalista, quindi non diciamo queste cose. Io invece volevo chiedere a una persona, chiamo una persona qua che mi dice: ma all'avvocato Cusumano, Giovanna, vieni qui, quando parlavamo di quest'Ulisse non ti sentivi, no, il canone inverso, vieni qui Giovanna, avvocato Cusumano, venga qui, un secondissimo, prego, se no il dibattito siamo noi che lo dobbiamo animare, Giovanna. Si parlava di quest'Ulisse del ritorno che attraversa il tempo, eccetera, una versione femminile di questo Ulisse, tu avrai la tua visione delle cose, poi non ti preoccupare, poi mi rimproveri fuori, ora dobbiamo fare gli affettati. Ma perché devo parlare sempre di politiche di genere? In qualche modo mi dovete spostare l'attenzione sulle donne. Ulisse potrebbe essere tranquillamente un personaggio femminile, no? Un personaggio che... quante donne ci sono? Molto poco conosciute, forse, sicuramente, perché non avevano voce, non venivano descritte, si pensava che comunque raccontarle fosse meno importante rispetto a quanto venisse raccontato la storia di un uomo, però... ce ne saranno state sicuramente, ce ne sono, continuano ad esserci pure oggi, ancora oggi, ad essere meno raccontate. Questa è la cosa forse più triste, ecco, se questa deve essere la prospettiva, allora dico che tutto sommato non abbiamo fatto grandi passi avanti, perché le donne hanno comunque continuano ad avere più difficoltà, anche quando preparano le torte, come diceva il direttore del dispaccio, anche in quel caso hanno più difficoltà, perché per fare la torta devono fare tutto il resto, quindi nel loro vagare, no, devono pensare a una serie di sfaccettature, cioè il quotidiano è fatto anche di un quotidiano che tutti noi forse diamo per scontato, soprattutto il genere maschile, ma scontato non è, perché comunque va ad aggravare quello che poi può essere il percorso professionale, anche un percorso di curiosità. Comunque non ti consente di avere una visione così libera, perché comunque ci sono quelle incombenze alle quali devi attendere tu, non puoi comunque pensare di delegarle. Quindi io credo che Ulisse a Felmie ci sia stato, solo che non lo conosciamo, bisognerebbe scriverlo. Grazie, avvocato Cusumano.
C'è una domanda da Federica Campolo di City Now. Prego, qui. Buonasera dottore Nicolò, anzitutto mi congratulo con lei, mi complimento perché credo che il suo libro possa raggiungere un pubblico composito di lettori, non per ultimo credo che la fetta giovanile, ecco, sia particolarmente raggiunta da questo testo, non solo perché è argomento di letteratura, ma perché affronta il tema del viaggio. Prima si parlava della dicotomia tra partenza e ritorno, è un testo che nasce dall'esigenza di tornare a casa e sviluppa questa esigenza proprio attraverso il viaggio. Da giovane, tra l'altro calabrese, non ho potuto non interrogarmi in prima persona, perché è un dissidio interiore quello della partenza e del desiderio di ritorno che io vivo, pensando appunto alla mia vita professionale, ma soprattutto sotto il profilo esistenziale. Credo che, come me, molti giovani siano accomunati da questo tormento, ripeto, non semplicemente sotto il profilo professionale, che è pure un'esigenza, un'urgenza, un'emergenza alla quale anche si sta cercando di far fronte. Sotto il profilo esistenziale, credo che adesso, in una società liquida, lei recentemente anche ad un incontro presso l'Associazione delle Muse parlava proprio della società liquida, questo mi ha particolarmente colpito perché mi ha fatto capire che sensibilità avessi di fronte in quel momento. E credo che nell'epoca della società liquida, nell'epoca della comodità a portata di click, qui si annullano tutte le difficoltà, anche i sacrifici per raggiungere un obiettivo, il naufragio sia una esigenza, un'emergenza di noi giovani. Abbiamo bisogno di partire per tornare a casa, quindi contrastare una dimensione liquida, che è quella della società che ci circonda, con una dimensione solida della casa, della nostra Itaca. E quindi attraverso il suo libro vorrei fare un augurio anche a tutti i miei, a tutti coloro che si trovano nella mia situazione, nella mia, anche semplicemente nella mia fascia d'età, ecco, una fascia d'età piena di domande, soprattutto, ripeto, perché è la mia terra a pormi queste domande, con l'augurio di poter prendere il volo, di fare, come dice Cavafis in Itaca, una delle mie delle poesie a me più care, compiere un viaggio per tornare arricchiti, con gli occhi pieni, diceva Proust, il vero viaggio non consiste nella scoperta di nuove mete, ma nella scoperta di nuovi occhi. Quindi mi auguro che tutti noi possiamo, anche attraverso un libro come il suo, compiere il vero viaggio di scoperta, tornando a casa con la mente e gli occhi pieni di bellezza, per poter costruire una solida Itaca. E le chiedo, quindi, la mia domanda riguardava proprio questo. Lei crede che per contrastare appunto le emergenze di una società liquida sia necessario compiere un po' il viaggio di Ulisse, quindi perdersi in un naufragio che, direi io, mi è molto dolce, senza voler scomodare il caro Leopardi, però a me il naufragare in questo mare mi è molto dolce, quindi chiedo a lei, secondo lei appunto è un'emergenza o una scelta? C'è un'alternativa al naufragio? Dovrei dire subito no, non c'è un'alternativa. È chiaro che ci troviamo in una società dove c'è la connettività, viene preferita alla collettività, cioè noi ci colleghiamo, ci muoviamo, c'è questa globalizzazione dove tutto è semplice, con un clic si arriva dove si vuole. Ma la cosa più brutta della globalizzazione, a mio avviso, è stato proprio quello di andare a perdere le tradizioni. Cioè bisogna ritornare alle tradizioni, ai localismi. E questo che, perché in una società così, appunto, non l'ho definita io, ma l'ha definita Bauman, e quindi è una società liquida, ma anche tutta la vita è liquida. In una società così è facile per un giovane perdersi. Uno stato solido può derivare solamente dalla conoscenza di sé e di quelle passioni che noi parlavamo prima, cioè la passione ti porta a riflettere. Loro non riflettevano, però avevano vergogna, e quindi lo scopo della vita era chiaro.
noi purtroppo in questa società non abbiamo nessun orientamento. Come diceva il mio amico Oreste Arconte, stiamo perdendo la memoria. E la memoria la possiamo paragonare a un albero cavo, vuoto, non è niente. Se non c'è la memoria, non c'è nulla. E quindi, ma la memoria è fatta di racconti, è fatta di amicizie, è fatta di comprensione, comprendere. E allora in quel senso sì, si può avere una speranza. Essere isolati come si è oggi, perché oggi si è isolati, siamo tutti isolati, siamo reclusi volontariamente o involontariamente, siamo dei reclusi, non riusciamo più a comunicare. E questo è sbagliato. È chiaro che solo attraverso la comunicazione, attraverso la morte si rinasce, altrimenti non c'è rinascita. E io mi auguro che... E certo, io ho pensato nello scrivere questo libro pure ai giovani, cioè questo sicuramente il mio intento era quello, perché la lettura apre la mente, fa capire tanto. Lei ha nominato Proust, ha nominato altri, è bello perché si capisce tanto, si riesce a comprendere le cose, solo attraverso la lettura, e attraverso la lettura non si può che non partire dai classici. Grazie Federica Campolo e Antonio Nicolò. Beh, direi che siamo in conclusione di serata. Intanto stasera abbiamo gustato il piacere di presentare il libro nel suo luogo naturale, che è la libreria. L'odore dei libri è qualcosa che naturalmente ci porta al gusto, no? della carta, dell'attraversamento proprio in senso totale del libro stesso. Noi ringraziamo Roberto La Ruffa per aver dato questa occasione, e così come io personalmente ringrazio Antonio Nicolò, perché ecco, quando ha scelto anche le muse per questa collaborazione, ci siamo scelti. Anche questo fa parte dei nostos, in una città dove è difficile probabilmente ritornare a volte sui propri passi e camminare assieme, oppure sdoppiarsi, perché noi abbiamo condiviso per un periodo un progetto dedicato alla pittura, e poi in questo caso la parola ci riunisce in questo secondo momento. E poi avere insomma avuto insieme a noi il dottore Pendino, che mi riservo di rinvitare in sede muse per il suo approccio con la lettura ed il testo, ricordando che l'incontro di questa sera ha anche una grande valenza sociale, credo. E mentre il dottore Antonio Nicolò parlava, mi aveva colpito in questi giorni una frase che ho ritrovato, perché non riuscivo a trovarla, quindi nella fretta cercavo di identificarla, perché credo che sia la giusta conclusione di questa serata, molto metaforica e molto simbolica nel momento in cui appunto stiamo vivendo, nel momento che stiamo al tempo stesso considerando un momento di passaggio, di stasi da un mondo all'altro. Un gridare senza fine si udiva nell'accampamento, e in un attimo i troiani si rovesciarono tutti fuori, presi dallo spavento. Questo è lo spavento con cui dobbiamo uscire da questa libreria stasera. Molti carri rimasero in fondo al fossato, davanti al muro. Abbandonare quelli che sono gli elementi accessori che servono per combattere, prendere di punta quella che è la nostra diversità. Ed io sentivo l'urlo di Patroclo che incitava i suoi guerrieri. Mirandomi, pensate solo all'aspra lotta, dobbiamo fare onore al Pelide di Achille, che è senz'altro il più valoroso degli argivi. Buona serata e grazie.
Stasera la presentazione sul racconto di Odisseo qui alla libreria La Ruffa, testo appunto del dottore Antonio Nicolò, la presenza di un prestigiosa, di una forte personalità del mondo medico reggino, un primario di eccellenza, il dottore Franco Pendino, che guarda caso dà probabilmente la ricetta, la medicina su come leggere il testo di Antonio Nicolò. Ma come ho detto, leggere il testo di Antonio Nicolò ha una ricetta di base ed è quella di affrontarlo e di lasciarsi risucchiare dal testo, dalla fluidità, dalla leggibilità, di farsi prendere da quella sottile curiosità che è un richiamo delle vecchie letture scolastiche che vengono ravvivate, che vengono rimotivate e che quindi naturalmente portano sino all'ultimo rigo quasi senza far prendere fiato. Ma non è solo questo. Il libro di Antonio infatti apre degli spazi anche monografici per chi volesse poi veramente interessarsi del mondo greco, del mondo ellenico, per curare naturalmente la biografia di tanti personaggi che necessariamente non potevano essere messi a fuoco nei poemi omerici, ma la cui vita, la cui esistenza e soprattutto la cui fine meritano di essere invece accentuati. Antonio riesce in un libro così breve, così leggibile, così maneggevole a dire tante cose e soprattutto a dare tanti stimoli. Questo è quello che io ho trovato in quest'opera, che veramente consiglio, al di sopra e al di fuori di quelli che sono i legami amicali con l'autore, al di sopra e al di fuori di quelle che sono le convenzioni che naturalmente comportano per chi è invitato quello di celebrare l'opera di chi lo ha chiamato. Non è così. Io probabilmente se non mi avesse veramente attirato tanto quest'opera, anzi dovrei dire, siccome attraverso per motivi di salute e di famiglia un momento difficile, devo anche dire grazie a quest'opera, perché mi ha attirato e mi ha veramente donato momenti di astrazione dai problemi concreti non belli che sto attraversando e mi ha aperto degli orizzonti ancora alla mia età che intendo esplorare. Antonio Nicolò, anatomopatologo, professionista d'eccellenza calabrese, è un testo come questo racconto di Odisseo. Da che cosa nasce e come muove questo pathos Odisseo all'interno della psiche di un medico? Diciamo che nasce da una curiosità. Potrei dire la stessa curiosità che aveva Odisseo a questo punto, perché è una curiosità che non si è fermata nella ricerca e non si ferma perché continua questa ricerca, nonostante tutto quello che ho letto, continuerà ancora in questa ricerca. La curiosità verso un uomo che ci rappresenta totalmente. La figura di Ulisse non è quella figura, dicevo, banale, dell'astuto, del donnaiolo, assolutamente no, è una figura complessa, una figura che ha in sé molte capacità, molte cose, per cui è bene approfondirle e solo approfondendo queste conoscenze possiamo riscoprire anche noi stessi, capire anche noi stessi.